La TV sta cambiando e i prossimi mesi saranno cruciali anche in Toscana. Le modifiche diventeranno infatti operative dall'8 marzo, quando i canali dall'1 al 9 e il 20 potranno essere di fatto visti solo con i televisori di nuova generazione in vendita dal 2018, oppure con un decoder aggiunto al vecchio apparecchio. Per agevolare questo passaggio, il governo ha previsto due diversi bonus, entrambi disponibili anche attraverso i negozi Coop Fi. Abbiamo due tipologie di bonus, cioè il bonus TV decoder, che è un bonus che serve per acquistare un apparecchio che decodifica i programmi che vanno poi nella nuova tecnologia del digitale terrestre, e questo bonus ha un valore di 30 euro, al massimo fino a 30 euro. E questo bonus lo possono richiedere chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Poi c'è invece un secondo bonus, che è quello TV rottamazione, che invece è pari al 20% di sconto sul prezzo del televisore, fino a un massimo di 100 euro. Questo secondo bonus può essere richiesto da tutti i residenti in Italia intestatari di un canone TV e che abbiano effettuato la rottamazione. Nei negozi Coop Fi è possibile avere assistenza per la rottamazione del vecchio televisore, per l'acquisto e per ottenere i bonus con uno sconto diretto sul prezzo. L'intero iter dura circa 20 minuti e può essere abbinato ad altre promozioni. Ci aspettiamo un incremento delle richieste dalla prossima settimana, dal 28 di febbraio, perché la scorsa abbiamo distribuito i buoni da 10 euro ogni 30 euro di spesa. Questi buoni da 10 sono spendibili quindi dal lunedì 28 su spese di almeno 50 euro e multipli. Quindi ogni 50 euro possiamo scalare un buono da 10. È chiaro che per chi ha da acquistare un televisore, il cui costo è abbastanza, insomma, rilevante, ci aspettiamo appunto un incremento della richiesta, perché possono mettere insieme sia il buono nostro da 10 che l'eventuale contributo del bonus TV rottamazione. Per chi non vuole cambiare televisore, ecco poi qualche consiglio operativo su come applicare i decoder. Questo è il decoder, quello classico, più usato da appoggiare, diciamo, e dietro praticamente ci sono i vari attacchi. Praticamente l'entrata dell'antenna, che prima andava al televisore, adesso si attacca al decoder, e il decoder si attacca, diciamo, al televisore o usando una presa HDMI oppure la plastica presa SCART. A quel punto lì possiamo fare la sintonizzazione col telecomando che è fornito insieme al decoder. Questo invece è un altro tipo di decoder che praticamente attacchiamo sempre l'antenna di arrivo, e praticamente non importa più collegarlo con la presa SCART, perché questo qui si applica già alla presa SCART del televisore. E buona visione.